Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Oggi, voi sapete, faccio tal giornale flash. Però quando ieri stamattina non è flash, mi spagno che è più lungo. Comunque, stamattina vi voglio dare bellissime notizie. Finalmente, finalmente è stato fatto il governo. Finalmente. Allora, varate il governo giallo-verde, e io lo so che ne so giallo-verde, alle 16 il giuramento Giorgia Melone FD resta fuori, ma si esterrà all'opposizione, PD e l'UDS, non lo so che è, va bene? No, chiedo scusa, dovevo leggere questo. Dopo 88 giorni il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha letto la lista dei 18 ministri, bello, 9 di Area 5 Stelle, che non lo so, 6 la Lega e 3 tecnici, perché non capisci. Va bene, andiamo. L'elenco ancora niente. Per favore non mi suggerite, lasciatemi stare perché... Allora, quasi 3 mesi delle elezioni e a un passo del ritorno alle urne. Pure alle urne viene, perché hanno fatto, ma io non ci capisco. Nasce il governo Lega, 5 Stelle, Conte, Premier e Tria all'economia. A sbloccare l'impresa e soprattutto un cambio di ruolo per Paolo Savona. Il professore critico sulla moneta unica avrà la delega alle politiche europee. Mi fa piacere. Comunque vi voglio leggere tutti i ministri. Allora, interno vicepremier Matteo Salvini Lega, poi sottosegretario alle presentazioni del Consiglio Giancarlo Giorgetti Lega, poi estere, poi Enzo Mauvora. Scusate, ma su certe parole che è una cosa proprio incredibile, nome proprio difficile. Allora, Mauvero, e che è sto Mauvero? Milesse, dunque, tecnico, me che, ma politiche comunale, Paolo Savona, tecnico. Politiche comunale. Comunitarie politiche comunitarie comunali, quando hai visto comunale io lo saggio comunitarie, chiedo scusa se non potete, se non capite, ho ripetuto perché è stato un po' di cose, eh. Allora, politiche comunitarie, Paolo Savona, mi metterò già la mamma davanti. Savona, tecnico, non lo so. Poi pubblica amministrazione, Giulia Madogiorno, lo lega, che ne so Giulia. Famiglia, disabilità. Oh mamma mia, famiglia, disabilità. Lorenzo Fontana, lega. Poi Gioia Marco, Costonato c'è scritto qua. Mamma mia. Istruzione che bordello. Marco Bussetti, Lega. A posto. Poi. No, Andiamo qua. Facciamo. Aia, questo. Luigi De Maio di 5 Stelle. Alla. Sviluppo e lavoro vicepremier, ma meno male che ancora così c'è da me. Sviluppo lavoro vuol dire che c'è qualche lavoro per questi giovani, poveri. Economia, Giovanni Tria, tecnico, ma tecnico di che? Ma
giustizia, Afonso Bonafede, sempre di 5 Stelle, rapporti con il Parlamento, Riccardo Francaro c'è scritto, poi affari regionale, mamma mia quanto teste, Stefani Lega, poi difesa Elisabetta Tresta, sempre di 5 Stelle, e poi che c'è qua? Daniele Tonidelli Alberto Ressella, mamma mia che parole, ma perché, ma io non lo so, e questo che ne è, che no, questo allora, e facciamo così, e alla fine Martarella c'è, l'ha fatta finalmente, adesso c'è più equilibrio sull'Uigue. Gottarelli al Colle, dove va? Strappa l'applauso, meno male, bravo, mi fa piacere. Poi vediamo qua, dobbiamo andare qua, ecco, questo è l'aiuto, questo non l'ho letto, chiedo scusa ai telespettatori che si è messo adesso alle teleschermi. Per il sud un dicastero e l'attacco dei giusterni, io ancora non avevo mai capito, guarda. Per il sud un dicastero e all'attacco dei mamma mia devo mettere datte un microfono, chiedo scusa perché questo è un microfono che è pericoloso, c'ha tre piedi, uno c'ha una tagliata, no, non ce n'è più, non lo so, non ce n'è più, io forse abbiamo finito, no, ancora io ieri che da sei tornato a vivo, E chi se la diretta? Ecco, questo non l'ho letto, no, l'ho letto, sì, l'ho letto prima, questo l'ho letto prima, questo l'ho letta, questo, quello, no, dietro devo andare se mi sbaglio, però voglio, aspetta, vai. Ecco qua, questa qua. Questa è una 7 milioni di morti per il futuro. Questa è una bella notizia. Che vuol dire 7 milioni di morti per il futuro? Ma che è successo? Per il futuro. Per il fumo. Chiedo scusa, no, questa la voglio leggere. 7 milioni di morti per il fumo. Ma non ci credo però, In Italia aumenta il numero di coloro che usano le sigarette. Guardate, io vi posso dire una cosa. Io ho 68 anni. Io fumo che avevo 22 anni. Arrivare a 68 anni, quanto ci sono? Su 40... Quanto ci sono? 46 anni che fumo. In grazia a Dio ancora il Signore mi tiene in casa. Non è che il fumo fa male, ve lo voglio dire che fa male il fumo. Come ce ne qua? Perché se un fumo veramente c'era male, le sigarette, no, i piedi li fruserano. Ma che il governo non ci conviene, che la piglia piala. Però c'è bisogno, 7 milioni di morti per il fumo. 7 milioni di persone su 7 milioni, hai capito? Ma il fumo non fa bene, si sa che come l'alcol non fa bene, che il non fa bene, questo è sicuro. No, non fa bene. Il sesso non fa bene. Il sesso va bene. Contiamo i chiacchiere. Il sesso ti sveglia. Io questo vi posso dire, la sigaretta fa male, che è giusto che fa male.
però ma no proprio, come dicono, 7 milioni di morti per il fumo, ma no, è proprio, per me è una cavolata. Sapete che è? Ah, che c'è troppo inquinamento, brava la signora, mi ha suggerito la signora Giovanna che è inquinamento, c'è troppo inquinamento, per questo fa male. Io, ieri mattina c'era una macchina davanti a me, diesel, una fuma che mi aveva affucato. Questo che io mi ho fumato 4-5 pacchetti di sigarette. Non contiamo il chiacchio. Comunque, io vi saluto e ci vediamo per il telegiornale, il telegiornale Flash mattina di lunedì. Va bene, io vi saluto. Ciao, ciao e buona giornata. Ta 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 ta. Bravo. Ok. Mamma mia. Ma guarda. Questo programma è offerto da Da Esposito Gianluca si effettuano revisioni auto e moto in 30 minuti, centro revisioni autorizzato, inoltre convergenza ed equilibratura, assistenza e vendita di gomme delle migliori marche. Il centro revisione di Esposito Gianluca si trova in via Salvatore Raffaele 89 tra supermercato Ipini e Cantina Abruzia ed è aperto da lunedì a sabato. Per prenotazioni chiama lo 0968 46 46 05. Premac, laboratorio prove e sperimentazioni su materiali da costruzione. Viale Santuario di Tipodi, Feroleto Antico. Telefono 0968 45 38 48. Unipolsai Assicurazioni. Piazza Rotonda 6, Lamezia Terme. Agente generale, dottor Ferraro Vincenzo. Telefono 0968 44 8301. Oppure 349 13 35 728. Autonoleggio PM Servizi SRL. Affiliato Avis Budget Group presso Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme. Tony, guarda come è bello. Ma dico, non ho capito perché ci ha messo un caglio molto mattina qua. Perché ne ha svegliato. Che ha visto che dormiamo e ne ha svegliato. Ricorda chi lo ha detto. Perché il gallo gli ricorda un momento, diciamo, difficile della sua vita, quando il padre ci ha appizzato un gallo. Quant'era il gallo? Quant'era? Tanto, tanto. Pesava sempre 25 kg. Ma che cazzo era? Nuvitia un gallo. 25 chila. Pisavo, tu ne venne una coscia in questa maniera, perché ti cosce tante. Perché questo Casaleggio. Vede qua, gli ricorda questo, perché i politici, una volta ti agirono ambasciata, però c'era lui, 25 chila. Cioè praticamente la famiglia almeno ci mangiava, si mangiava un gallo ogni giorno, ci mangiava una settimana, no? Minimo ci mangiamo una settimana. Bene, questi ragazzi, vedi come me l'ha pagato, guarda qua. Ma almeno mi aveva fatto, come si dice, un problema, mi aveva risolto un problema. Che stai guardando? Un problema? Che aveva risolto un problema, ce ne buttavano altri quattro, guarda. Ovella, infatti, come si dice, cornuto e mazziato, no? E ho detto pure questa cosa, tremate
veramente tremate che ripetete. Tremate. Vi ho detto, se lavoro che mi date avere un posto alla persona che mi era interessato. Fare nome, fare no, nome. No, non si può fare nome. Nome che è noi. Vi ho detto, il primo stipendio ve lo do a voi. Ci ha detto? Sì. Il primo stipendio, ho detto che i soldi andavano via, Allora, stipendio ve lo do a voi. Ma al posto del cuore avete un catone, dell'immondizia. Ma che peggio! Lo dico che la parola che ha non borgare, perché poi l'orario che avete, si vede una al posto del, e tu calli ogni tanto, tu calli ogni tanto. No, vuoi dire un'altra cosa. Al posto del cuore avete un catone dell'immondizia. E invece vuoi dire un'altra cosa. Va bene, ma non esagerare, che la gente ha capito, vergogna. Vergogna te. A sua guaglione, cavate qua. Guardate qua. Ci avete avuto da rogare 25 kg. Ma no, non che, solo. Hai fatto un messo lo schiavo, cosa mi sta? Davvero? Questo è un fatto grave, no? Questo la non ho messo lo schiavo Santo Teodoro, sopra corso Santo Teodoro, non messo sano. Non si sa vedere. Addirittura. Non si sa vedere cose che ha chiesto, insomma, è uno che non si muove, no? Si sa. Io povezzava pure lo schiavo, vergogna! Chiunque tu sia. Fumavano come turchi. C'erano 4-5 portacene di cene. Io da sera ne avevo una prima io, no? Ci polizzava, bello bene, poi, e poi c'erano a riunione. Questo è un esempio di schiavismo. Non è che mi dire in America o in Africa. Anche la Lamezia Terme abbiamo avuto. E lo posso dire, forte credendo. Quindi anche se vogliono che già. Non dico i nomi perché. No, vergogna, vi dovreste vergognare. T'hanno pure sfruttato. A suo vaglione, guardate qua. No, padre, ma paura, dormi, non faccio, no? Almeno ti vedono, capito? No, tu non ci vai, capito? Aspetta che è successa anche una cosa, Luca. Ah no, non è successo niente, mi pare che guardava il soffitto. Cacca, ieri c'è stato un incidente tecnico, quando parla tutto la media. Ma che è successo ieri? I batterie. Allora, vabbè, volevi fare un saluto. Sì. Donè, ti dico una cosa bella stamattina. No, non me la dire a me, cioè dire allo spettatore. Imparati, ma guardi, tu sei lucina là. Ieri sono andato al salone dove lavora mio figlio e ti vedo. E ti vedo al mio editore, colacciata da seggia, così, colacciata così. Uno ci ha dei capelli, l'altro ci ha da barba. Una bella ragazza ci ha di manicchio. Manicchio? È buono. Nato e pedicchio. Beh, pediciosa. È buono, nato i massaggi. È il bello rilassato. Insomma, mi ricorda là? Bravo, mi avevi fatto bene. Mi ricordate la madama. La madama che hanno venduto hanno venduto mocche, che è una cosa che mocche che... mommi non lo so se hanno... ma lo sapete la vecchia guardia si ricorda quando si scatole di mamma hanno venduto già mi vanno giù i tuoi e Armacese hanno fatto ricchi quando te l'ho venduto pare che solo mangiavano. Vabbè. Comunque allora voglio salutare. È stato un bel questo che ricordo. Ah, era un carrocetto come la mamma, ci volesse andare a scrivere stamattina sto coso che te gli sta sgallando. Su come a te mi spegne che apparecchio con un calcio avete mente questo bello reggito. Va bene, diamo due cose. Sai che cosa è successo, Tony? Sì. Te lo dico subito. Un attimo. Non cade più. Ecco. Vedete che vuol dire? Dato che chi sono qua. Cade più. Cioè è un collega. Stamattina si è accusato tra collega ne conosciamo. E quindi praticamente il capitano mastica. Eccolo qua. Vediamo qua. A posto. Allora, dato che ieri hai trovato il mio editore lì al salone, dice dove è mio figlio, da Fernando Miscimarra, lo voglio salutare, che è una persona in gamba, poi voglio salutare mio figlio, che poi Amedeo, ciao! Amedeo, che è un bravo veramente, ce n'è, la gente di essere comunitaria da come dicete comunitaria come dicete hanno capito tutti i cazzi come lo chiamare un ragazzo di colore no
No, di colore. È abbronzato, sì. È un colore come a nuova, però è bravissimo, lavora bene. E poi che non salutare il perno del salone del signore Fernando Miscimarre, che è Italo. Italozzo. Bravo, Italo, ti voglio bene, ti saluto. E poi salutiamo tutto lo staff di sopra, che c'è anche il salone. Insomma, tu dici che per le 12:10 conemo. E abbiamo scherzi di saluto. Vi auguro una buona giornata e buon lavoro. Scusa, visto che abbiamo parlato di Fernando Miscimarre, è chiaro che io salutare pure appena. Miscimarre. È il fratello, mamma mia. Ubino. E chi cazzo? Ha detto che venivi su poco corso, potevi quattro passi. Vagabondo, che non sei altro. Va bene, allora. Allora, dopo questo. Dopo tutta sta Giorgio Luca. Questi sono furismi. Tutti questi furismi. Tutti questi furismi. Mi vado a cingere. Com'è? A cingere. Ah, a cingere si deve stamattina. Il pensiero del giorno. Caso, due parole, ma sono bellissime, Tony. Secondo me ti sbaglia cento. Non ne sbaglio neanche una. Te lo faccio vedere, è meglio, stavolta non sbaglio perché... Ma guarda la lucina! La lucina. Allora, il pensiero del giorno dice così: la vita non si spiega, si vede. Si vede, no? Si vede. Ma come cazzo è Ari Cuttie? Si vive! Non si vede. Si vede. Si vive. Dai, hai detto che erano tre parole e ti sbagliavi quattro. La vita non si spiega. Si vede. La vita non si spiega, si vive. Si vede. E lo dice Luigi. Luigi Parandelli. No, Barandelli, Baraonda. Guarda, ma brutalmente. Guarda, come fai a sbagliare? Pirandello. Il cognome Pirandello. Di uno dei grandi. Pirandello, no, Pirandello vediamo ammoroto. Pirandello mi ricordo che era davvero. Alto. Ti debbo smentire. È vivo. No, che io mo voglio spacciare la diamo ogni mattina. Luigi Pirandello. Però Luigi Pirandello, un de morto, vi chiediamo scusa, non lo è, per l'amor di Dio. Eh sì, che cazzo. Che tu guarda segui la rassegna stampa, no? Ma c'è il nome dei uomini. Allora quindi al signor Luigi Pirandello chiediamo scusa, anche perché ieri c'è stata la processione del Corpus Domini e guarda caso lo avevamo incontrato là. Ma in 2 anni caso c'è stata. Sì, c'è stata. E mo c'è pure qui alla chiesa di. Ma cara, tu sei divisibile per 3 anni alla mezza terra. Quindi Luigi Pirandello non è morto, è vivo. Chiedo scusa, signor Pirandello, però vi ha allungato gli onni e gli anni. Va bene. Gli onni, hai detto. Ah? Vi ho allungato gli onni. Le bresciue, le mova, vi dico le ciune, meno, vai, dai. Tone, andiamo alla chiesa e ricorda stamattina. Andiamo subito alla chiesa e ricorda. E va come vuoto. San Giustino Martire. Pua sangre grecestino. Marella mia tua Grecestino. Crescestino. Crescentino. Ecco, quando Santo ti incazzi, usa dire, incazzati. Incazzati. Santo Crescentino. Patrono di Urbino. Adesso quando Urbino. Si incazza angaggi. Urbino. Urbino. No, è Urbino, mi ha detto. Ma suggerito Urbino. Lei dice Urbino. Giova, va a studiare pure tu. Non mi fai giocare da russa da Lomera, siamo tutti in una maniera. San Fortunato. Urbino. Ma si dice Urbino come hai detto Urbino. Tu. Io che ti ha suggerito male, mi sbagliare, non ti sbagliare, no? Ecco, chi sei tu? Urbino. Ma dove si trova questo cazzo di Urbino? Va. Patrono di Urbino. E dove si trova? Di Urbino. In Umbria. È Urbino. Chi ti abbiamo il primo corpo? E chi cazzo sei? Mamma mia, che mi ha fatto almeno stamattina? Oh, il disgraziato di me. Brucia la pancia. Ci ha dominato. Studiate la geografia come hai detto. E che cazzo? Oh no, sti guaglioni. Vedete qua. Come cazzo ti ha venuto a mente l'Umbria una volta? Ma usando dove si trova l'Umbria? In Umbria penso che si trova dopo Genova. Sì, al confine con la Francia. Come vedete la geografia è veramente. Ma tu quanto pigliavi in geografia? Piave 10, no? Ma capisci la geografia. Scusa, ma tu hai indovinato che Urbino si trova in Umbria. Hai indovinato che Urbino si trova dopo Genova, quindi al ridosso della Francia.
E usa che ne do presidente della Repubblica Torbeno lui. No, questo è un va bene, tu ci vedo, vai avanti. Poi San Fortunato di Monfalco, 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 torna. Leggiamo che cade, dai. Montefalco, di Montefalco, sacerdote. Montefalco, lasciamo perdere dove si trova Diamo Montefalco. Diamo Matteo, Meteo. Usando dove si trova Montefalco, no? No, Montefalco. Che cazzo, no. Ando meno a Torbeno. Montefalco. No, è quasi. Montefalco mi sembra che è un paio di chilometri prima di Maida. Montefalco. In geografia, questo disgraziato, mi ha detto il maestro. Capigliava 9-10, 9-10. Ecco, è alla matematica. È alla matematica. Montefalco. Illo, all'italiano piava zero. Se, ma illo, alle zero, Montefalco è a 2 km di Maida. Quindi se volete andare a Montefalco, mi passa tutti. 5 km. 5 km su. Allora, le previsioni del tempo: Meteo, il bel tempo la fa da padrone. Le temperature sono stabili. Sono stabile. Sì, però cioè, guarda che no, come dice, ecco come disputi, no? Il bel tempo stabile. La fa da padrone, no? Vero il tempo bello. Mo, intanto abbiamo avuto una serie di che camminavano vento, vento. Che c'era Lucci, avessi un moglie Lucci Giovanni, no? C'è Giovanni che c'ha l'occhio critico. No, io c'ho l'occhio puro fasullo, hanno corpo d'aria. Rischiamo un civile. No, no, ma un bendo, come vengo con una benda qua. Che vergogna. Ma tu sai che non saresti male con una benda. Preghiamo l'editore, visto che adesso parte, mo ti trova una benda. No, il benda l'ho io. In riserva, l'ho sempre in riserva io. Ah, dai sempre. Ogni tanto mi sei al rosso come un peparino, il rosso lo sai che vuol dire. No, il rosso lo sai che vuol dire. Peparino per spiegare che vuol dire. Ma vaffanculo, va. No. Hanno capisciuto tanto che vuol dire. Cos'è che vuoi? Tocca un po' di lucare, no? Amore mio. 25 kg. Meglio. 25 kg, vergogna. Vergogna. Strappare 25 kg di carne a una famiglia quando persone erano alla casa. Eravamo 8 persone. Ringraziate a Dio che avete trovato una persona super e super e super rispettosa e educata. No, 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 cominciamo a fare stragi di cose, va a te, casa me ne dalla visione. Rispettoso, Tony. Sì, per l'amor di Dio. No, no, mai stragi no. Me ne ripugna, come tavolo. Ah, perfetto, bene. Vergogna. Signor De Grazia, allora, una sapia lo fatto anche dello schiavismo, questa è nuova, poverino. Vergogna. Buongiorno, buongiorno. Vergogna. Buongiorno a tutti. Buongiorno da Civoce. Buongiorno, ricordiamo che oggi è venerdì 1 giugno, iniziato il mese di giugno, ieri è iniziato la tredicina, ci avviamo verso le feste patronali della nostra città. Eh sì, oggi siamo in pieno San Francesco a San Biase. Ieri è andato il governo, avete visto. Al tale giornale Albino con molta chiarezza ha detto i nomi dei ministri. Sì, insomma, non ci ha capisciuto un cazzo nessuno, però in compenso è stato varato il governo giallo-verde. OK, allora intanto in bocca al lupo e buon lavoro. Certo, noi a prescindere dalle idee di ognuno è chiaro che noi auguriamo che questo governo possa risolvere qualche problema, sono davanti. No, non prendiamoci in giro, sono davanti a delle sfide importanti, molto complesse. Molti preoccupati i giornalisti della RAI su questo governo. Stendiamo un velo pietoso sul giornalismo e coso, perché io non mi sono mai permesso di infierire su un collega, eccetera, però quello sì, che però ho visto mega stipendi, ieri, no? ieri c'è stato a per un attimo mi sono imbattuto sulla trasmissione di Formigli, ho sentito per un attimo Zucconi, è incommentabile, veramente incommentabile quello che ha detto, tre parole ha detto, guarda chi su qua, questo ha problemi, secondo me ha problemi, purtroppo questo nepotismo nel giornalismo e in tante altre attività, ha rovinato l'Italia, no? Perché il padre, insomma, era uno che già sapia,
Ma io lo lasciamo ci stare, ma è stato veramente... Ma intanto i ministri, i 18 ministri sono all'interno, abbiamo il vice premier. Ma perché vuoi fare una ravota? No, per l'amor di Dio, giù. No, a me i ministri che mi piacciono sono alla sanità, che hanno messo, ci auguriamo che faccia bene, uno del settore, un medico, Tonè. Perciò questo è importante. Sì, ho capito. No? Sanità. Sembra, mo, parliamoci chiaro. Speriamo. C'è gente cacciata. C'è gente che, voglio dire, è una novità in assoluto. Speriamo che... Io mi auguro che facciano bene. Sì. Mi auguro che... Questo a prescindere dall'idea di ognuno di noi. Ti fare contro a che serve? Vuol dire ti fare contro l'Italia. E se solo il PD o quello che è rimasto, le macerie del PD possono gufare. Ecco, sono picchilli che volete, ormai lo hanno distrutto una... l'Italia. Sì, ma su chili che praticamente hanno sempre... e voluto dare lezioni eccetera, la loro spocchia e arroganza è notoria, quindi non voglio più parlare di questo, parliamo delle nostre cose. Poi c'è anche il ministero, diciamo, della disabilità, il ministero di Albino, questa è una bella new entry sia come ministero che come personaggio. Allora, a posto. Insomma, speriamo e in bocca al lupo. Allora andiamo avanti, caro Tonino. Giovanni, andiamo alla nostra pagina. Parliamo di Lamezia, esatto. Di Lamezia per quanto, perché dobbiamo... a prescindere dalle notizie che ne vedo poche, è importante ragionare un attimo, ma un attimo, perché non voglio ovviamente tediare i nostri telespettatori. Questa vicenda delle fiere sta incominciando ad avere dei risvolti tragicomici, insomma, un sintipo più. Noi non sappiamo a che santo votarci. Cioè, voglio dire, intanto oggi al riguardo ci sarà un'assemblea pubblica per dire no alla chiusura delle fiere patronali su Corso Nomistrano. Sapete, a me da notizie che abbiamo avuto, poi non so se saranno smentite o meno dai fatti, pare che Corso Nomistrano, Piazzetta San Domenico, Isola Pedonale, Corso Giovanni Nicotera non saranno interessate. Saranno interdette alle vendite di ambulanti. Noi abbiamo detto con Giovanni le solite cose, si univo più seriamente, più seriamente, chi non li vuole prendere seriamente... non ce ne fotte nulla, insomma. L'illuminazione non ci sarà, quanto ho capito. Non lo so, vediamo. A me sembra che già o in Davimù 1, mi sembra, non lo so, si ciapano aree o meno con le luminarie. Certo è che sarà una festività patronale molto ridotta. Giova, però vedi, guarda che ci sono i pro e i contro. Non è che io non capisco, c'è gente che magari sta dicendo era ora, perché quell'odore di piscio dappertutto, quella sporcizia, tutta quella etizia che viene lasciata sulla strada, eccetera, non è un bel vedere. Vabbè, però scusa, quello è ragione, non è un bel vedere. Ne io sto dicendo, parlato, sto dicendo che però, ci sono persone, sì, no, certo, che sono civile, questa, sono allora, ci sono, c'è questa corrente di pensiero che alla fin fine, con Gesù su poco corso, c'è gente che dice che va bene. C'è altra gente, però ovviamente. Si perde l'atmosfera della festa patronale, tra di chi fa la pipì fuori luogo, chi non va ai bagni. Questo fatto dei bagni ne abbiamo parlato negli anni precedenti, c'erano pochi bagni chimici, però le feste patronali si fanno in tutto il mondo. Non è che Nicastro a dire Lamezia, scusate, parlo di Lamezia. Vabbè, diciamo Nicastro, in questo caso possiamo dire Nicastro senza sbagliare, perché Sant'Antonio e San Pietro Paolo si hanno a Nicastro, come oggi. Oggi, ieri, oggi e domani sia a San Francisco, a San Biase. Quindi, insomma, le tradizioni si cominciano a perdere, donna, si cominciano a perdere. Come io dico sempre, la precisione di Sant'Antonio, che è molta vissuta da tutti i cittadini, non solo, viene gente da tutte le parti, hanno tolto delle tappe importantissime al passaggio, che era storico il passaggio del Santo. Io mi ricordo l'incoronamento sotto la piazza del Santo, che era un momento molto atteso dai fedeli, ce l'hanno tolta. Insomma, molti passaggi di certe zone, sono persa la tradizione, Donè.
Giovanni, intanto vorrei sapere, intanto sono anni che si sta riducendo il numero di coloro i quali si recano a Sant'Antonio per la storica tredicina. Ecco perché alcune volte tra Isteria e Fageto mi rivolgo al Vescovo e a tutti quanti, mi pensano un serio, perché le chiese si stanno svuotando. Però non ti stiamo facendo una randi, eh? Ti stiamo facendo una randi che influirà sulla chiesa là vicino, dove un sacerdote che stimiamo tutti ha fatto un bel lavoro, no, con la popolazione del luogo, eccetera. Quando ci sarà questo complesso interparrocchiale, figurati chi la chiesa che fine ha. È stata una 6 milioni e mezzo si di euro. Si potevano dedicare ad altre cose. Secondo me è chiaro che sono soldi finalizzati al progetto, però potevano fare un altro progetto e fare qualcosa. Sì, ma questi soldi finalizzati alle poveri, perché non fare i soldi finalizzati alle poveri? Giovane. Cioè, all'infrastruttura, ma c'è un progetto di 6 milioni, ma fate, ce le mie dire alla Giesa, ce le mie dire a fate un progetto finalizzato ai poveri, ma veramente, donne. Si poteva fare un bello complesso per anziani, per giovani, eccetera, ma meno male che a Picchisto ci pensa Antonello Coclite e il Bosco Sant'Antonio. Per quanto riguarda i tossicodipendenti, gente che ha problemi, eccetera, ci pensa Raffaello Conte, per fortuna. Dovrebbe essere una missione della Chiesa questo, no? Lascia perdere, la Chiesa in tutto questo tempo sta perdendo molto della sua mission. Contiamo di stare quello che vedi a Roma, a te non mezza Roma, la città del Vaticano c'ha mezza Roma, cioè. E la gente deve avere un problema da casa. Mangiano e vivono come arcissime. Se non paghi in affitto, quando ti affitta nella chiesa non sta bene, ti cacciano una giornata. Per una galla, appartamenti di 400-500 metri quadrati di Bertone, no, ma di tutti, qualche anno di fa. Tutti, donne, di tutti. Ma si dovrebbero vergognare, tutti, cioè Papa Bergoglio. Io tantissime cose del Papa non le condivido, ovviamente, ma questa è un'altra storia. Però voglio dire, tutto quello che sta dicendo, sta facendo, viene disatteso soprattutto dai prelati, quelli che contano. Perché il Papa è l'immagine, poi chi ne decidono sono i prelati, donne. Allora, ci parliamo del Giugno Lametino, dottor Alecci. Dottor Alecci, io non lo so, io ripeto quello che ho detto ieri, glielo ricordo oggi a lei e ai suoi colleghi. Io spero che lei sia sintonizzato, visto che abbiamo saputo che si è dotato di una televisione, vero? Ma voglio dire, dottor Alecci, ma lei è venuto qua a fare cosa? Cioè io la domanda, se non gliel'ha fatta nessuno, gliela faccio io. La domanda mi sorge spontanea. Lei qua alla Mesia Terme è venuto per fare cosa? Cioè, d'accordo, c'è un consiglio comunale sciolto per presunte infiltrazioni mafiose. Benissimo. L'hanno mandata qua, giusto, perché ci deve essere un sostituto del sindaco. Ci mancherebbe altro. Forse hanno sbagliato la mission. Ma a fare cosa? Per rispettare, cioè, la sua attività, in che cosa si estrinseca? Cioè, lo possiamo sapere. Qual è la sua attività quotidiana, giornaliera? Qual è? Cosa fa per la città? Cosa fa? Cioè, non l'ho capita io. Il ripristino della legalità, tutti sti chiacchieri lui. Il ripristino della legalità è anche questo. Il ripristino della legalità è quello anche riguardo a tutte quelle strutture chiuse. Non dimentichiamoci che lo sport ha anche questo valore sociale. Quanta gente, quanti ragazzi toglie dalla strada, no? E quindi li porta in un alveo molto più legale, eh? Molto più decoroso. Ricordiamo, o no? Che i campionati sono finiti e da qui a un mese e mezzo iniziano i nuovi campionati. Vabbè, con la piscina ci avete menato a capo in un cicuello, con i teatri ci avete menato a capo in un cicuello. Insomma, però alla domanda che abbiamo posto ieri, io vorrei una risposta. Sicuro che la polizia municipale si trovi
in un fabbricato provvisto di agibilità, abitabilità e certificazione antincendi? Prevenzione? Siamo sicuri? Dove lei svolge la sua attività, il suo ufficio, siamo sicuri che quel fabbricato sia a posto sotto questi punti di vista? Se è a posto, mandateci una mail con le indicazioni del caso. Le indicazioni che io qua sono di tutt'altro tenore. Io qua c'ho il documento. E quindi come la mettiamo? Che cosa intendiamo per legalità? Cosa intendiamo per legalità? La Polizia Municipale si trova anche nelle stesse condizioni. Se sappiamo se c'è la prevenzione incendi, attenzione, sono indicate le vie di fuga però. Cioè praticamente tutto chi è la pappardella. No, poi c'è una X su voi. Tu va guardi, le vie di fuga. Quindi praticamente la Polizia Municipale perlomeno sa dove devo dire. Si succede anche una cosa, meno male. E meno male. Cioè, ma guardate qua, noi stiamo. A me la rabbia mia qual è? Ma sta cazzo di politica, no? Tutti quelli che state inventando ogni giorno un cazzo di movimento, no? Associazioni, movimenti politici, dove cazzo siete? Che cosa state facendo? Fatevi sentire! Dove siete? Non è che io sto invitando alla rivoluzione, no, no, al dialogo, perché qualcuno sappia. Noi non è che possiamo subire così, supinamente, passivamente, ogni decisione. E poi non ho capito, va bene, la processione va salvaguardata, il percorso va salvaguardato, benissimo, avete quindi interdetto agli ambulanti, eccetera. Vogliamo scommettere, signor commissario, signor commissari, vogliamo scommettere che l'isola pedonale sarà infestata, sarà invasa dagli extracomunitari? Questa è una bella battaglia. Noi dobbiamo essere là con le telecamere, Giovanni. Noi dobbiamo, non ci dobbiamo perdere un secondo. Allora, io scommetto, sono sicuro che l'isola pedonale sarà invasa, certo, perché agli extracomunitari non gliene fotte un tubo delle circolari Gabrielli, non sanno manco chi è. Probabilmente penso che è anche una cosa che si mangia. Ma di chi stiamo parlando? Ma di che cosa stiamo parlando? Dottore Alecci, ma voglio dire, lei, vede, lei mi ha fatto un'ottima impressione davvero in un paio di circostanze. Anche l'intervista che le ha fatto Giovanni mi ha colpito particolarmente, ma anche in altre occasioni. Però la teoria è una cosa, lei in teoria, voglio dire, è un fine dicitore, è un buon parlatore, conosce gli argomenti, sa come districarsi nei meandri di ogni argomento, sa la risposta. Ma dottor Alecci, se facciamo un consuntivo, io vorrei sapere una cosa che avete concretato, una. Fatemelo sapere. Ma giustamente lei penserà, e tu chi cazzo sei? Io non sono nessuno, sicuramente, ma dietro di me le posso garantire che c'è una città. Glielo dico senza tema di smentite. Qualcuno potrà pensare, mamma mia, che cazzo, mamma mia, questo qua è un esaltato, io. Dietro di noi c'è una città, dottore. Piaccio o non piaccio, è così. Dietro di noi c'è una città. Vedremo, noi saremo molto attenti e vigili. Intanto oggi pomeriggio Giovanni, mi dispiace, perché Giovanni intanto parte, va fuori, in trasferta, sempre per ragioni ovviamente afferenti alla nostra emittente, quindi ci dobbiamo muovere su tanti fronti, come vedete, perché la vita delle emittenti è molto complessa. Stiamo attraversando momenti molto difficili, ma io oggi pomeriggio sarò là. Oggi pomeriggio è prevista un'assemblea, io vado là per vedere gli umori, sentire gli umori della gente. Io, a me piacerebbe che lei, dottor Alecci, uscì. Quando noi l'abbiamo invitata ad uscire,
E mica lo diciamo così, tanto per fare una battuta, per dire una... No. Esca dottore, esca, vede che questa è una città, una gran bella città, una città buona, una città piena di idee, una città che noi dobbiamo cercare ovviamente di mandare al diavolo tutta quella feccia, quella gentaglia, ci mancherebbe altro. Siamo tutti sullo stesso fronte, noi siamo con lei da questo punto di vista, dottor Aleccio. Allora, non v'è dubbio. Andiamo a cambiamo argomento. Scusi, prego, per il pistolotto, no, però ci sta tutto perché siamo in prossimità del non si tipo giù. Allora parliamo dell'aeroporto, monopolio all'Italia per Roma, prezzi non per tutte le tasche. Diciamo che l'Italia c'ha un po' l'esclusiva su queste tratte per Roma e sono prezzi veramente esagerati. Questa è una cosa sbagliata. Questo io invito il presidente, che abbiamo anche sentito personalmente, il dottor De Felice, che salutiamo, dottor De Felice, con l'Alitalia non so se sarà il caso anche di parlare di questo fatto. L'Alitalia ha avuto sempre una... Sì, hanno sempre i primi della classe, sì. Su un muro e muro con l'ospedale, però s'annacano, comunque se è possibile. E purtroppo nessuna forza politica, la vedina, ha mai sollevato la forza... con forza il problema nelle sedi istituzionali, questo è vero, Tone. Diciamo che quindi preghiamo, la mattina non c'è, perciò sentite amici miei, fate parte del governo, caro Domenico, caro Pino, mi rivolgo a Domenico Furgiuele e a Pino D'Ippolito, sono i due onorevoli, i nostri due onorevoli, anche a Vandaferro, Tone, perché no, anche, ma certamente, e anche a Vandaferro. Guardate, questa è un qualcosa di cui vi doveste appropriare, come voglio dire, nessuna forza politica la metina, fatelo voi, perché all'Italia noi non possiamo, no, perché incide moltissimo. Ha ragione, Tonino, su muro e muro con l'ospedale e sentono sempre... Oggi basta, grazie all'Italia, c'è in atto una compravendita, pare che lei mi dire, su rovinate. E poi lo scusate come una quadra vecchia. Lo salvate sempre tu governo. E c'è sta minna, c'è mamma, le mammelle dello Stato, ma nulla, si devono vedere, no? Intanto oggi ricordiamo che c'è l'apertura dopo tanti anni dello scalo di Crotone, oggi parte il primo volo Ryanair alle 13.45 per Bergamo, perciò oggi ufficialmente apre l'aeroporto di Crotone con un problema molto serio. L'aeroporto di Crotone non è organizzato per il fornimento degli aerei. Cioè, io, questa forzatura che hanno voluto fare, vede qua, quando una cosa non funziona, i rami secchi, a mia mano imparato, che i rami secchi vogliono subito tagliati. Vediamo quanto durerà questo volo. Crotone, la città di Crotone, io ammiro tantissimo la città di Crotone, il suo passato. Purtroppo guardando il suo presente c'è da inorridire, perché è una gran bella città, una città pregna di storia che è stata messa in un cantuccio, in un angolo. C'ha belle realtà sportive. Già, sì, però Giova, aeroporto, Nisba, porto, ferrovie, Nisba, porto, statale 106, Nisba. Da 30-40 anni che è una croce, là è diventato un cimitero. È giusto che Crotone si possa rialzare, però un po' non essere forzature queste. Ecco perché voglio dire, l'operazione che è stata fatta da parte della SACAL è una operazione complessa e delicata, è delicata. Quindi i nostri onorevoli, vi raccomando, per quanto riguarda la SACAL, caro Domenico e caro Pino, per quanto riguarda la SACAL, per quanto riguarda la sanità, la vicenda dell'ospedale, eccetera, cercate di stare vicini a chi in questo momento si sta battendo, vi raccomando, non deludeteci. È vero, ci sono tante aspettative su di voi, su questo governo Lega 5 Stelle, ci sono veramente tante aspettative, e quindi la gente ha timore di rimanere nuovamente delusa. Io spero di no, perché a prescindere dalle idee, spero di no per i nostri figli, i nostri nipoti, speriamo che qualche problema importante si possa risolvere, tutti, non è cosa mai che Gesù Cristo ci mette in mano.
quanto problema aveva. Intanto ritornando alla pagina della mente, ricordiamo che martedì 12 giugno i dipendenti comunali incroceranno le braccia per quale motivo? Mancata pagamento, ne abbiamo parlato con Antonio, ha parlato l'altra volta, dei salari accessori relative a 3 annualità. 12 giugno, stiamo parlando di un giorno importante per la città, 12 giugno, signor commissario, caro dottore Ale, cari funzionari, cari dirigenti, stiamo parlando di 12 giugno, praticamente all'inizio del trittico antoniano, se così posso chiamarlo, 12 giugno, se non mi sbaglio 12 giugno è anche, voglio dire, l'offerta del Cero, mi pare, sì, che c'è il primo giorno ogni anno. Che è una tradizione sentita. Quindi mi raccomando, caro dottor Aleccio, convochi la Polizia Municipale, convochi la Polizia Municipale, che si trova anche in un momento difficile. Si trova anche in un momento difficile. Io vorrei anche rivolgermi al dottore Zucco. Dottore Zucco, purtroppo gli uomini non hanno il dono dell'ubiquità. I numeri su Chiel potete tamponare, mosti esti tamponate con l'IVAT, tamponate con tutti quei volontari che ci sono di varie associazioni, ma non potete fare miracoli. Però, caro dottor Alecci, cortesemente, poiché è un'avvertenza che parte da lontano, risolvete questo problema. Appunto, le ho detto io, ma io non vorrei, voglio dire, mancarle di rispetto, ci mancherebbe. Però la mia domanda è, quando io ho fatto quella domanda, io penso che sia legittima, cioè cosa siete venuti a fare? Esce legittimo, guardi, io la sento ogni giorno camminando per la città, ecco perché le ho suggerito di camminare per la città, perché si dice questo. Purtroppo è così. Allora, andiamo. Sta facendo un vagabondo. Chi? È la prima categoria. No, passiamo alla cronaca. Anziani rapinati in casa, 6 arresti. Dopo la brutale aggressione sono stati ripresi dalle videosorveglianze durante la fuga, coinvolto anche un minorenne che è stato denunciato in stato di libertà. Sì. Parliamo di personaggi di etnia rom, sì, o zingari, chiamiamoli come vogliamo. Praticamente questi soggetti, insomma, hanno fatto praticamente... Questo è un fatto che è avvenuto 5-6 mesi fa. Grazie alla videosorveglianza gli investigatori sono riusciti a individuarli. Questo la dice lunga, caro dottor Alecci, no? Quando parliamo di videosorveglianza, la videosorveglianza che si trova a ridosso del campo Scordovillo è andata a Ramengo, quella che si trova intorno al commissariato è andata a Ramengo, in altre zone importanti delle città è andata a Ramengo, cioè la nostra è una città semidistrutta. Mi ricorda un vecchio passaggio che ha fatto Guido Ceronetti su un suo famoso libro chiamato proprio Viaggio in Italia, dove parla di Nicastro, Nicastro come Nagasaki, incomincia Ceronetti. Io vi invito a leggerla, è un passaggio brutto. Ci sono 4 mesi di indagine dei carabinieri e la famiglia filmata mentre prelevava col banco. Parola da uno che mi ha fatto muovere la paura. No, siccome abbiamo detto degli arresti, stavo dicendo la motivazione perché questi arresti sono stati. E l'indagine che sono durati 4 mesi. Soggetti sono stati filmati mentre prelevavano al bancomat appena rubato. E beh, che poi, quando succedono queste cose, c'è sempre chi scivola sulla buccia di banana, come sono scivolati sulla buccia di banana anche chi che hanno rubato 7 milioni, 8 milioni di euro alla sicurezza, che hanno fatto tutta quella parandella, quella guerriglia, quelle azioni di guerra, no, con il deposito della sicurezza, anche se hanno scivolato sulla buccia di banana. Chi sti scivolano sulla buccia di banana? C'è una foto emblematica qua, che mentre diciamo il personaggio prelevava i soldi, guardava appunto la telecamera, che sapeva che si è messo proprio in posto. Mi raccomando, pigliami buono. Esatto. Vabbè, e questo è un fatto di cronaca
che riguarda la nostra città, caro Torino. Sequestrati 30.000 prodotti elettrici e denunciati in quattro per contraffazione. Operazione cortocircuito, hanno chiamato. No, è un'operazione fatta dalla Guardia di Finanza. Guardia di Finanza, salutiamo il tenente colonnello Bianco e tutti i suoi uomini, esatto, no? Che è sotto il coordinamento della procura, e salutiamo affettuosamente il dottor Salvatore Curcio per questo. E quindi hanno beccato, è vero, questi personaggi, hanno denunciato penalmente quattro persone titolari, attenzione, di attività commerciale presso le quali venivano commerciati illecitamente i prodotti ubicati tra i circondari della Lamezia Terme e le città di Catanzaro. OK, Albino, come siamo messi? 42. Abbiamo finito, caro Albino, vediamo se abbiamo qualche notizia. Parliamo del processo, torna in appello, la Cassazione azzera tutto. L'operazione di Sisifo è di 11 anni fa, diverse arresti per usura, accolti i ricorsi della difesa per sei imputati lametini. Ad accusarle è stato il titolare di un'impresa edile locale. C'è una notizia. Secondo il PM i tassi di usura si giravano intorno al 240%. Cazzo. Cioè uno vuole diceva mille euro e poi diventano. Guardate qua. L'usura, chi pratica l'usura, consentitemi, è la peggiore specie. Vabbè, certo. Guardate qua, un bisillicate, se c'è ancora che sente zillicati in affermazioni di Chiesa, perché alla Lamezia l'usura è molto, molto, voglio dire, tra virgolette, estesa. È il peggiore, e guardate che è uno dei reati più turpi, veramente uno dei reati più turbi, più schifosi. Perché si gioca sulla pelle della gente ed è una cosa che io mi fa girare proprio i gabbatini. Ugallo, scusa, Ugallo, 25 kg. Vabbè. Allora. Telefonata importante. Allora, c'è una notizia di Antonella Mongiardo che riguarda la situazione, sempre carenza di personale, lo sportello. Parliamo del polo ambulatorio, caos e degrado. Allora, ci sono malumori fra gli utenti per le file disordinate, vabbè, file disordinate è una questione di cultura, la gente di una scostumatezza unica, non si smentisce mai, e i pavimenti sporchi e dissestati, questo è un fatto diverso, eccetera. Quindi questo succede praticamente nella sede del distretto sociosanitario in piazza Borrelli, mercoledì, quando evidentemente riceve il pubblico. Ma bene, stiamo parlando di sanità. Caro Giuseppe, io mi rivolgo sempre al direttore, no? Che è un nostro amico. E ci ha dato sempre soddisfazione quando ogni qualvolta l'abbiamo chiamato in ballo, veramente, ovviamente quando lui riesce a poter risolvere il problema personalmente, poi quando debbono essere coinvolti altri soggetti non è che può fare miracoli, però io devo dire che il direttore Giuseppe si è sempre comportato magnificamente. A proposito di sanità, oggi va in pensione un dottore dell'ospedale, facciamo in bocca al lupo al dottor Borgese, che oggi lascia l'ospedale e va in pensione. Un fisioterapista. Finalmente, Tiripuesi, è un mio amico d'infanzia, un mio amico da sempre. E allora, voglio dire, vedi di risolvere queste problematiche agli sportelli. Cioè la gente è già sofferente, è già piena di problemi. Quando viene in ospedale, no, quelle sale d'attesa, anche i dipendenti dell'ospedale, quelli che lavorano dietro gli sportelli, abbiate pazienza un po'. Lo so, ne avete tanta. Magari tanta gente vi fa anche innervosire, tanta gente si comporta pure male nei vostri confronti, sono d'accordo. Però cercate di essere disponibili. Siamo in ospedale. E ognuna di quelle persone ha un problema da risolvere. Cioè io ripeto, capisco lo stress, capisco i carichi di lavoro, quello che volete, però cercate di essere disponibili con la gente quando viene in ospedale,
perché chi viene in ospedale ha un problema. In ospedale uno non va, si passa il tempo. Ma... bene, ci vediamo lunedì, caro Tonino. Se vuole Dio, sempre guardate, se ovviamente, perché lunedì? Perché domani, domani giorno 2, festa nazionale, domani è un giorno importante per la Repubblica, ecco perché siamo felici di avere un governo. Certo, era brutto che non potesse coincidere, no, con no. E poi c'è la domenica, quindi non andiamo in onda, e noi ci dispiace, perché lo so che dispiace anche a voi, però gli operatori mancano, Giovanni oltretutto è impegnato fuori, lavori fuori. Ma questa pure domenica va. Scusa, quanti anni ha la segna stampa? A 7 anni. Guardate che domani è sabato, che non la facciamo che festa. La manda anche domenica, sì. Questo non vuoi, vuoi, me l'hanno chiesto. Vuoi che la togliamo? No, no, ci mancherebbe. No, tu comandi. Dato che, dato che vai in onda oggi, vai in onda domani. E domenica, non so, non sapevo. Giustamente dice, noi che però vede sempre me, cacciamo dal bene. No, non è cacciamo dal bene. No, noi, la diciamo... gente me l'ha chiesto. No, sto scherzando. Va bene, vai in onda pure domenica. Sì, sì. Vi vogliamo bene. Seguite la programmazione di Stati Television, la mezza strada con le buona notizie sempre aggiornate. Buona festa. Buona festa di San Francesco per i nostri e per chi partecipa. Volevo ricordare, San Francesco. Esatto, volevo ricordare che a San Biagio ci sono due concerti, uno domani sera di Raffaele Renda e stasera Tatangelo. Stasera c'è Tatangelo. Tatangelo, stasera c'è Anna Tatangelo. Tatangelo, domani sera c'è Raffaele Renda alle ore 21. È la domenica. È la domenica che fa? La domenica non c'è niente. Ah, vabbè, ci fidiamo, io non ho detto nulla. C'è la processione, credo. Io non ho detto nulla, io mi fido di lui. Sa Mattia, la gente va là, non trova nessuno. Sapete che ne vorrei sapere? Che io abito a San Biagio, quindi poi siamo trovati. Però vi raccomando, non ci avessi vero un perenne da gamba. Ci sono questi due bei eventi a San Biagio, andate divertiti, anche se c'è il limite di persone. E non hanno messo le chi si è andata comica, no? Perché là, giustamente, intanto io mi auguro che ci sia il pienone, perché il comitato ha fatto tanti sacrifici, e gli do un in bocca al lupo a tutti quanti e dico bravi. Perché così si lavora. Hanno dato... a Nicasso, per la verità, c'è un poco di bavetta ai lati della boccuccia a culo di gallina. No, casi parra assai. Quindi io do un in bocca al lupo. Però 3.000 persone. No, che cazzo di mentire, la remi la coda. È uno che arriva a 3.000 e uno. Uno che ci dice, devo già su 3.000, mo cacciugno io, non ci posso stare. Comunque la capienza è di 3.000, pare che sia stata già, voglio dire. Arrivederci a tutti, ci vediamo lunedì. Che io mi ricordo che il comitato della festa di Sant'Antonio c'era una volta. C'era lo Giugno nel comitato, Giugno nel Gazzetto. No, comitato che comitato diciamo, Giugno la metti, c'era andavano la... in giro a raccogliere diciamo i fondi. Ma lo ricordo, un barra difficile. Arrivederci, ci vediamo domani, poi al Pino Ambrosio. Parlo di più. Allora, prima di cominciare la canzone, guardate che gliel'ho promesso, voglio salutare il bambino Antonio, sua mamma e suo papà. Antonio, ti voglio bene, sei un bambino veramente togo. Na 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 na. O saggio che non ho più 20 anni, ma lo mio cuore ci mi dispiacere. Quei paccianella bella di tia mi innamorai, sempre vicino a tia io voglio restare. Na 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 Giorni cucuzza, la donna 15 anni e mezza pazza, e dopo 15 anni è pazza tutta, Giorni cucuzza.
come ti pianzo, come venire che t'amava tanto, e t'hai amata per passare un tempo, come ti pianzo. Na 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 na. Spiccio di aggio, come venire a messo con te guaggio, catene la reggi come un ventaggio, spiccio di aggio. Fior di velluto, avevo un uccellino e mi è volato, avevo un grande amore e ti ho perduto, fior di velluto. Na 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 na. Na 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 na. Acqua corrente, la pace voglio fare col mio amante, che quando mi ha lasciato era innocente. Acqua corrente, acqua di ruggia, ho visto fuori mio come s'arraggia, s'arraggia a poco si distruggia, acqua di ruggia. Na 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 na. Spiccio di aggio, come venire a prezzo con te guaggio, cadere la reggi come un ventaggio, spiccio di aggio. Na 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 na. Ok, oggi è sabato e venerdì 1 giugno, come ha detto prima, domani 2 è la festa, è sabato, vi raccomando, vi faccio le raccomandazioni oggi. Domani è festa della liberazione, Marco, no? Oh, che festa è domani? Il 1 giugno. Festa di... La prima guerra mondiale, davvero. No, domani è festa, comunque, io vi faccio le raccomandazioni, giovane biende. È il, per noi è il nostro futuro, vi raccomando, con la macchina piano, non usate il cellulare mentre che guidate, è un bevete, vi raccomando, un bevete, va bene? Vi divertite e vi lascio una buona giornata, un buon sabato e una buonissima domenica a tutti. Io vi saluto e ci vediamo lunedì sempre se Dio vuole. Ciao a tutti.